arrivato al centro Michele Abbate ed ha subito cominciato a parlare con i cittadini, i ragazzi e il suo maggior interesse, il primo ministro Matteo Renzi, ha risposto in una sorta di question time a ciò che i nisseni gli hanno chiesto, dai problemi della scuola all'alternanza scuola-lavoro, alle tasse. Una lunga conversazione che presagiva un passaggio liscio dinanzi al recinto della stampa che lo attendeva microfoni in mano. Invece, dopo numerose insistenze, si è concesso ed ha parlato di infrastrutture e di lotta all'illegalità. Si è invece soffermato sulle opere di compensazione, in realtà abbastanza sollecitato il ministro delle infrastrutture, Graziano Del Rio. Arrivano i soldi in Sicilia per le infrastrutture e intanto Caltanissetta e molte città della provincia siciliana sono ancora isolate dal resto dell'isola. Quanto ancora dovranno aspettare i cittadini per sentirsi dei cittadini di serie A? Ma ancora c'è moltissimo da fare. Io non sono uno di quelli che viene a fare le promesse. Perché sì, facciamo la Caltanissetta-Agrigento, importante, avete visto lo stato di avanzamento dei lavori, però ancora c'è tantissimo da fare. Ed è importante che i lavori siano fatti a regola d'arte, cioè che ci sia un controllo dei cittadini, che nessuno faccia il furbo, che nessuno freghi, che nessuno rubi. L'importante però è che ci sia il meccanismo che quando qualcuno ruba si arresti il ladro. Da noi invece in Italia si arrestano i lavori pubblici e non si arrestano i ladri. Detto questo, oggi abbiamo fatto un passo in avanti molto importante e significativo, secondo me. 470 milioni di euro in più. Chiedo ai cittadini di vigilare e soprattutto chiedo che si possa lavorare su un meccanismo di controllo. Perché? Perché se noi facciamo finalmente i lavori pubblici, creiamo anche posti di lavoro, cosa che in passato con l'austerity i governi tecnici sono stati bloccati, avete visto, no? Il governo tecnico ha tagliato i soldi dei lavori pubblici e questo vuol dire meno posti di lavoro. Se invece noi riusciamo a fare lavori pubblici a regola d'arte come la Caltanissetta Agrigento e non solo quella, le cose finalmente cambiano. Senti, scusi, Alfano ha detto ieri che le sconsiglia di andare via eventualmente se dovesse vincere il no. Io penso che quello che faranno i leader politici non interessa a nessuno. Punto vero è chi vota sì vuole cambiare, chi vota no lascia le cose come sono, chi vota sì taglia le poltrone, chi vota no tiene i privilegi di oggi. Se volete cambiare e finalmente dare al paese un sistema con meno politici e più politica, con più semplicità, si vota sì. Se vi va bene questo sistema, votate pure no.